Ragazzi, Dario ha comprato una nuova macchina Ferrari. Beh, amore, la tua nuova macchina è questa? Io non ho le gas, perché non le devi andare a chiedere a qualcuno qua dentro, penso, che ti manda a cagare. Oh, comunque è brutta questa macchina. Ragazzi, buongiorno! Buenas dias! Siamo qui, sempre a Barcellona. Muy feliz! Siamo qui, siamo sulla Rambla. E... sulla Rambla. No, vabbè. Siamo sulla rampa, sulla Rambla. E vorremmo andare a Barcellonita. Che... ma sto registrando. Sì. Buenos días! Siamo sulla Rambla. Vorremmo andare a Barcellonita, che è appunto il posto dove d'estate, cioè, si va a mare, ci sono tanti localini, discoteche, però anche di mattina è bello. Vogliamo andare a far colazione là, anche se ovviamente è tardi, perché chi ci conosce, se ci conoscete bene, sapete che noi non siamo molto mattinieri e quindi ci alziamo tardi, perché ci piace comunque rilassarci e goderci anche un po' di relax, vero amore? Relax. Allora, stamattina Dario ha mangiato un cornetto di nascosto, vero amore? Sì. Perché è un ciccione. Che bello, mio amore, ciccione. E lui è uno stacchiotto. E adesso andiamo a fare... oh, ecco Tiger, ma questo è un altro Tiger, non è quello. Perché ho visto un negozietto carino vicino a Tiger. Ma non è questo Tiger, perché ce n'è più di uno. Io penso che noi dobbiamo prendere un pullman, amore, per andare a Barcelloneta, perché comunque è abbastanza distante, non è vicino, quindi l'altra volta, quando è stato ieri o l'altro ieri, siamo andati a piedi ed è stato... quanto ci abbiamo messo? Una mezz'oretta? 40 minuti. Quindi poiché adesso ho fame, penso che ci conviene prendere un pullman. Tu che ne pensi? Ieri abbiamo sbagliato a prendere la metropolitana 4 volte, ragazzi, ben 4 volte. Meno male che avevamo il biglietto giornaliero. Eccola qua, la Rambla. Ragazzi, Dario ha deciso di sabotare e di fermarsi qua. Come sono buone queste cose. Vuole fermarsi qui, amore, che prendiamo tutto? Oh mio Dio, che belle cose. Questo è col formaggio, secondo te? Questo? Formaggio, sì. Ah, col formaggio. Vuoi vedere dentro? Guardatelo. Com'è goloso, mio amore. Eccoci, siamo venuti a Park Güell. Che è un parco molto bello e facciamo video utili come raggiungerlo da Passage de Gracia vicino alla Rambla. Prendete il bus 24 e in circa 30 minuti si arriva a Park Güell, quindi è molto semplice. Qua ci sono le bolle, che bello, è bellissimo, stupendo. Eccoci arrivati, ragazzi, questo è il nostro albergo luminosissimo di sera ed è molto centrale, è un albergo di lusso. Aspetta, la nostra stavolta. Qual è la nostra, amore? Sta vicino all'orologio, a sinistra. Questa, guarda qua, guarda dalla videocamera. Qua? No, più in alto. Questa? A sinistra? Questa? Questa? Più in alto. No. L'ultimo piano. Qua siamo noi. Ecco, è vero, che noi vediamo tutto. L'ultimo piano. Che bello, andiamo, amore. Adesso facciamo una bella bevuta, perché ci danno l'acqua appena entriamo. E le mele. C'è l'acqua e limone, sapete. Eccoci qua, che bello. Voilà. Bellissimo, vero amore? Amore, non ti ubriacare con tutto quest'acqua. Abbiamo fatto tanto shopping, adesso vi facciamo vedere. Amore, cosa c'è qua? Il portafoglio di Dario è tipo un panino. Amore, fai vedere il tuo portafoglio, è tipo un panino.
poi la cosa più bella è che un panino è, cioè, enorme, però non ci sono i soldi dentro. Cosa ci sono? Tutti gli scontrini e cose. C'è solo carte. Solo carte, vabbè. Beviamo, beviamoci su. Ragazzi, adesso vi faccio il tour della nostra stanza d'albergo. Qua si entra, qua c'è uno specchio, io sono qui col mio nuovo poncho. Poi qua c'è l'armadio che è piccolissimo, l'unica cosa negativa. Là chi c'è? Chi è lui? Qua c'è il bagno, ve lo faccio vedere alla fine. Là c'è lui. Oh, cavolo, stai facendo? Mangiando i cioccolatini, già lo so. Io sono Carlitas. Io qua, il mio nickname ha origini spagnole, lo sai amore, Carlita? Quindi sono... grazie. Qua dentro sta... Questa è la mia borsa e questo, grazie, grazie amore. Questo è lo shopping che avete visto nel video vlog di ieri. Qua c'è Dario, qua c'è la vista bellissima, c'è la poltrona con tutti i miei panni, vabbè. Qua praticamente abbiamo champagne, snack. Guarda quanti snack buonissimi abbiamo e non abbiamo toccato nulla, il Mikado, i biscotti. Infatti noi abbiamo fatto il video degli snack e ho detto Dario, amore, guarda qua gli stessi snack che abbiamo fatto il video degli assaggi. Questa è una cosa fighissima che vi straconsiglio, che trovate su caritashop.com. Mi sto trovando benissimo con questo prodotto. Se volete fare la dieta con più motivazione, questo è sfrutta l'aromaterapia, aiuta a dimagrire e a placare il senso di fame, comunque a mangiare sano. Aroma Ball Diet Remedy, lo state acquistando in tante su caritashop.com, perché ve lo dissi anche su Instagram, quindi l'abbiamo rifornito perché era andato a ruba. Poi c'è la mela, poi qua si può fare il caffè, il tè, le tisane, tutto, quindi è molto bello. Qua c'è un biglietto che mi ha scritto Dario appena siamo arrivati in albergo, non si vede, lui mi ha scritto sto biglietto, comunque trova da scrivere, lui scrive messaggi per me, troppo carino. Poi qua c'è il mio cellulare e poi qua ci sono nel frigo bar tutte le cose, lo spumante. Adesso ci beviamo un po' di spumante, amore. Sì. È pieno di roba. E poi c'è il letto che è molto comodo. Però io odio questo fatto che siano due lettini uniti, anche se è la stessa cosa. Però mi piace quando è matrimoniale. Questa cosa non mi è piaciuta molto. Comunque qua ci sono le mele con i cioccolatini fondenti. E questo è tutto. Ah, qua c'è un maxi televisore troppo bello. Amore, ma io davvero non capisco. Questa è la tua sedia, il tuo ufficio? Sì. Perfetto, stupendo. Sei pronto? Non so se mi sembra più un impiegato d'ufficio o un bambino che deve fare compiti. Quindi poi ci sono le lampade. Vediamo e la mia segretaria. Babbucce. E poi adesso vi faccio vedere il bar. Ah, vi faccio vedere prima la vista, che è stupenda. Vabbè, adesso è sera, quello che vi ho fatto vedere da giù. Qua si vede praticamente tutta Barcellona. Fa caldissimo in questa stanza, vero amore? Praticamente, guardate, adesso vi tuffo. Oh, state per cadere giù. No, vabbè. Bellissima questa vista. E questo si vede tutta Barcellona. Siamo super centrali. Lì possiamo anche osservare cosa stanno facendo in quella casa. Cosa stanno facendo in questa casa? Qui sono uffici. Vero amore? Sono uffici. E qua è dove appunto noi siamo all'ultimo piano e vediamo tutta la città. Faccio vedere il bagno. Allora, il bagno c'ha la vasca e gli accappatoi, gli asciugamani, gli asciugacapelli, c'è il bagno, c'è il bidet, c'è tutto, è molto bello. Ci sono le cose belle, questi qua sono, hanno buon inci, sono eco bio, i saponi che danno loro. Io comunque mi sono portata tutti i campioncini e tutte le cose da casa, ovviamente. E di trucco che mi sono portata, le tinte di Nabla, mi sono portata Zen e Broadway, appunto, che vi ho detto sono le mie preferite, nude scuro e nude chiaro. E poi altre cose di trucchi, poi altri prodottini, questi mi sono portata in campioncini. Allora, come mi sono portata come struccante, l'acqua micellare di Alchemilla. Sono tutti prodotti che ovviamente potete trovare sul mio shop online, dove sapete che ho inserito solo i miei prodotti preferiti. E appunto mi sono portata l'acqua struccante di Alchemilla, che uso sempre. Come tonico ho messo qui dentro, mi piace tantissimo, nello spray,
quello là, la rosa, che sapete che è uno dei miei preferiti di Dottor Organic. Comunque, se andate su caritashop.com trovate tutti i prodotti di cui vi sto parlando. Poi come bagno schiuma mi sono portata Sensual di Alchemilla, che lo amo, e l'ho messo anche questo qua nel campioncino. E poi come struccante mi sono portata questo qua, che lo adoro, per tutto il viso lo uso, l'ipogel multi action di Alchemilla, perché strucca e lava ed è buonissimo, 3 in 1, è fenomenale. Poi come deodorante, questo qua lo sapete, anche il mio preferito, mi sono portata ovviamente tutte cose entro 100 ml, perché comunque non ho imbarcato il bagaglio. Questo qua ci andava perché... quanto è questo? 75 dovrebbe essere, più, oh, 100 ml, quindi giusto giusto. E questo fiori di primavera mi piace tantissimo, di Alchemilla. Poi, come contorno occhi mi sono portata questo qua, che è il roll-on contorno occhi di Alchemilla. Elisir lo amo, quello con caffeina, acido ialuronico, è perfetto sia per le occhiaie che per le rughette, lo adoro. E poi mi sono portata i campioncini, ad esempio come crema viso mi sono portata questo qua, campioncino di crema viso alla bava di lumaca, l'adoro perché elimina tutte le imperfezioni, sia per la pelle grassa sia per le macchie, le rughe, miracolosa questa crema. Mi sono portata i due. E invece questa qua l'ho finita, una crema corpo alla vitamina E di Dottor Organic. E poi che altri miei campioncini sono portato? Questa è la maschera, anche bellissima questa qua, sali del man morto e Dottor Organic. Anche la crema giorno, come crema mi sono portata sia queste che questa qua all'olio di argan. E questa qua invece è la crema giorno che va abbinata alla maschera. Anche questi due prodotti sono ottimi, molto purificanti, molto illuminanti. E poi invece per capelli mi sono fatta lo shampoo, perché ho fatto questi bei capelli mossi, bellissimi, sono venuti molto molto bene. Mi sono portata i campioncini, mi sono portata due campioncini di shampoo arancia e limone, questo qua di Alchemilla, che io ho anche il prodotto grande a casa, però ovviamente qua mi sono portata i campioncini perché vado comoda e lo uso tantissimo, mi piace tantissimo questo qua. Mi sono portata due campioncini di shampoo e balsamo, sia due arancia e limone, due di shampoo e due di balsamo, sempre arancia e limone, che adoro, fa una bella schiuma, è bellissimo. E poi mi sono portata anche la maschera ristrutturante semi di girasole maternatura, questa è bellissima, io la uso sempre, un bel barattolo e ristruttura tantissimo i capelli. Invece questo qua l'ho portato tutto il prodotto intero, questo è quello per capelli mossi, sempre di maternatura, fluido nutritivo per capelli mossi, lo amo ragazzi, è troppo bello. Questa è una crema che va bene per tutti i tipi di capelli ed è nutriente, chiude le squame dei capelli, quindi li rende lucidi, chiude le doppie punte e aiuta a modellarle, a togliere l'effetto crispo, io lo amo veramente. È una crema che metto sui capelli sia prima di asciugarli sia quando sono già asciutti e mi piace tantissimo, ve lo straconsiglio. Lo trovate su caritashop.com. Poi mi sono portata, vabbè, le limette, i cotton fioc, queste cose qua. Questa è la matita Grace del set di Nabla Lip Kit, che uso come matita contorno labbra, anche per le altre tinte va bene sempre. E la matita sopracciglia Venus di sempre di Nabla. E niente, vi ho fatto vedere un po' di tutto, quindi questo era il tour della nostra stanza d'hotel super lussuosa. Adesso mi vado a lavare. Mio amore sta mangiando la vela. Che mi hai visto qua? Oh mio Dio, cos'è, amore? No, vabbè, non sapevo nulla di questo. Che cos'è? No, vabbè. Amore, ma veramente, ma che cos'è questo posto? Insomma, ho fatto trovare sul letto. Grazie, amore. Vuota? Oh, che bello, grazie, così non ingrasso più. Grazie, amore mio, una calza vuota. Ma che bello questo cuore. Grazie, amore. Cosa c'è dentro? Dietro? Ah, oh mio Dio, non ho visto, c'era anche questo. Grazie amore, ma come sei carino. Che bello, mio amore, mi ha fatto le cacche, che bello, grazie amore mio. Perché mi ingrasso, sono diventata una cicciona, ma che bello amore. Grazie amore mio. Adesso vengo e ti sbaciucchio tutto, ciao. Quindi ragazze, speriamo che questo vlog vi sia piaciuto. Io e mio amore vi salutiamo e ci vediamo domani con un nuovo video. Vi mandiamo tanti baci. Lasciate un pollice in su. E viva Barcellona. Ciao ciao, vi amo.
finalmente siamo in un ristorante italiano. Mangeremo gnocchi, lasagne e tante cose buone. Che bello vedere il menù tutto in italiano. Comunque l'abbiamo trovato su TripAdvisor perché c'era un sacco di recensioni positive. E infatti il proprietario è di Avellino. Come ti chiami? Super partenopeo. Tu come ti chiami? Dario. Piacere. Bene, sei sicuro. La burrata, vediamo come esce. Wow. Oh, vabbè, meraviglia. Ragazzi, questo è il mio piatto di gnocchi, è enorme, e questo è il piatto di lasagna di Dario. Mangiamo due persone. Ciao Susi, Giusi. Salutiamo le nostre amiche Susi e Giusi, che vorrebbe essere qui con noi. Cioè, guardate, è enorme, pieno di mozzarella filante. Guarda come quando la tagli. No. Dividiamo, Quanti eravate quando avete commesso l'omicidio? Abbiamo la lampada della polizia. Ragazze, siamo distrutte, sì. Però vi volevo raccomandare un posticino. Se venite a Barcellona dovete assolutamente andare in questo ristorante italiano che è buonissimo e si chiama Belle Buono. Belle Buono. Il nostro amico Danilo. E l'abbiamo conosciuto stasera, però è una persona splendida e cucina divinamente. Vi giuro che io non ho mai mangiato così bene bruschette, prosciutto crudo, una burrata buonissima, lasagne, gnocchi, tortino a cioccolato, tutto divino. Vi giuro, nemmeno a Napoli ho mangiato così bene in vita mia, neanche a casa di mia zia, di mia nonna. Vi giuro, buonissimo. Belle Buono. Dove si trova precisamente? Traversera de Grisia, una cosa del genere. Comunque lo trovate perché è abbastanza centrale ed è buonissimo, quindi ve lo volevo raccomandare. Ed è, ci voleva, perché sono buone le tapas, sono buone la paella, tutto, però a un certo punto desideri, avevo un piatto di gnocchi con mangiavano quattro persone, però erano pieni di mozzarella. Comunque raga, ci dovete andare, non rimarrete veramente benissimi, rimarrete contentissimi. Sì. Noi vi mandiamo un bacio grande, speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo domani con un altro video. Ciao, buonas noches. Ah, sei morta. È morta.